La medaglia dov'è? C'è la mia mamma, non sono voluta entrare con la medaglia perché alla fine c'è la gente che mi ricorda per la persona che sono e non è solo una medaglia olimpica a rendermi ciò che sono. Una medaglia non cambia Sofia Raffaeli, 14 anni di ginnastica, 8 ore al giorno in questo palazzetto per un bronzo che ha il sapore della riconquista dopo che tutto in pedana a Parigi pareva perduto. Non mi aspettavo di sbagliare al nastro perché era l'attrezzo che era diventato in realtà quello un po' più tranquillo per me. Quando ho visto che ero terza ero veramente contenta e niente, è stata un'emozione che non riesco neanche veramente a descrivere a parole. Le trova le parole Sofia davanti al pubblico di Fabriano. Il villaggio olimpico è un mondo ideale, senza pregiudizi, racconta. E stavo troppo comoda su quei letti che non piacevano a nessuno. Sofia è così divertente al naturale e Maila Morosin, DS della ginnastica Fabriano, la conosce bene perché da tempo la ospita a casa sua. Sofia è una ginnasta che a casa non ci sta mai, sta sempre in palestra, quindi le ginnaste sono tutte compagne di casa perfette perché Viene a dormire? sì, lavorano talmente tanto, stanno sempre in palestra. Sono soltanto due le atlete che si sono confermate fra i primi 10 posti dopo Tokyo. Milena Baldassarri, ravennate di origine, è una di queste. Senza Fabriano, dove saresti oggi? Ah, non lo so, non penso a fare ginnastica a questi vertici. Fabriano è stato un po' una seconda casa, 10 anni che vivo qua, quindi. Sei un po' fabrianese. Sì, ormai parlo fabrianese, con gli amici parlo fabrianese.